Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di Eldaria. Continueremo sempre il capitolo 24. Ci troviamo a Memoria, che è un'isola molto, molto strana che nasconde degli oscuri segreti perché da quando siamo qui stanno tutti male. Valchione si sente male e adesso anche noi abbiamo uno strano mal di testa, quindi dobbiamo andare da Evelyn. Tra l'altro con Evelyn abbiamo un po' discusso, ma vediamo un po' quello che ci dice e soprattutto quello che abbiamo noi che non si sa. Siamo arrivati al campo ed Evelyn mi ha visitata senza indugio. È solo un semplice mal di testa, Casey. Ne sei sicura? Grazie a questo unguento che ti ho preparato, vedo che scorre troppo sangue nel tuo cervello. Hai bisogno di riposare, preferibilmente al buio e in tranquillità. È andata a prendere qualcosa ed è tornata con una collana decorata con pietre multicolori. Queste pietre aiuteranno a riequilibrare il flusso del tuo sangue. Quindi, la collana e il riposo basteranno per farmi sentire meglio? Solitamente sì. Detto questo, l'ambiente è a volte un fattore che crea emicrania. Ma no, la seconda no. Quindi la prima. Ho preferito non sollevare questa discussione perché altrimenti iniziamo a litigare e non va bene la cosa. È un peccato, speravo che fosse una visione o un ricordo che riemergeva. Ti sei sbagliata, ora riposati un po'. Cioè, lei sta diventando leggermente incattivita, ok. D'accordo, sono andata a letto per evitare di iniziare discussioni. Ma quando mi addormentai, iniziai a fare dei sogni strani. Ero di fronte al tempio in rovina, vicino alla scogliera. Il fresco vento notturno mi accarezzava la pelle, risvegliando ogni centimetro del mio corpo. Poi sentii il calore dell'oracolo accarezzarmi dolcemente le braccia, prima di parlare, ancora una volta, in una lingua che mi era completamente sconosciuta. Quand'è che impareremo sta benedetta lingua antica? Tuttavia, capii subito cosa si aspettava da me. Dovevo tornare alla scogliera. C'era sicuramente un indizio che mi era sfuggito. Mi sono svegliata sudata e ho chiamato subito Leiftan e i miei compagni per raccontar loro di questa nuova visione. Se la tua mente o l'oracolo ti invia un tale messaggio, è perché c'è sicuramente qualcosa che devi trovare vicino al tempio. Ci siamo già stati molte volte, invano. Forse non abbiamo aperto abbastanza gli occhi. Dovremmo ritornarci. E allora andiamo. Vai? Ok. Io e Leiftan ritornammo alla scogliera e mi sorpresi di scoprire che non eravamo soli, ci avevano seguito tutti. Mi guardavano tutti con sguardo diffidente, ma la loro presenza mi toccava e mi riscaldava il cuore. Negli occhi di tutti ho potuto vedere compassione, sostegno, ma anche un tocco di pietà. Cercavano tutti di essere positivi, ma constatai che non c'era più alcuna speranza nei loro sguardi. Restammo lì per ore, invano, il freddo mi gelava la pelle e quando vidi Alicia battere i denti, decisi di tornare al campo ed ero pronto a cedere alla richiesta di Evelyn. Era fuori questione rimanere qui senza indizi concreti. Ma proprio quando ce ne stavamo per andare via, un'energia calda e gentile si diffuse intorno a noi. I nostri occhi erano illuminati, stupiti da questa dolce sensazione che ci conquistò. E il drago? Fu in quel momento che ci apparve, fluttuando con gioia e disinvoltura, un Drafeliel. Rimasi molto sorpresa di trovarne uno qui intorno, ma non assomigliava forse ad un piccolo drago? La creatura volò intorno a me, costringendomi a seguirlo un po' più in basso sulla scogliera, vicino ad un'enorme voragine che divideva in due l'isola di Memoria. Poi si diresse dall'altra parte. E non lo vidi più. Mi rivolsi agli altri per condividere con loro questa favolosa scoperta. Leiftan prese subito in mano la situazione. Beh, ora siamo sicuri che c'è qualcosa là fuori. Inoltre, questo abisso, a prima vista, sembra impraticabile ed è troppo tardi per poter fare qualcosa. Torniamo al campo. Domani mattina avrei bisogno di alcuni di voi per riflettere e trovare una soluzione. Sono un po' frustrata. Ma capisco perfettamente le direttive di Leiftan. Oh, quindi andiamo al campo? No, vabbè, a me st'isola piace troppo.
Andai a letto senza esitazione, sollevata nel vedere come finalmente la storia andasse avanti, e pur io. La mattina dopo mi svegliai molto presto. Leiftan convocò tutti e ci spiegò le diverse opzioni disponibili durante il pranzo. Prima di tutto, dobbiamo trovare un modo per arrivare dall'altra parte dell'isola. Ezariel, puoi chiedere a Tainmil di seguire il percorso fatto da quella creatura? Leiftan prende le cose in mano con tanta sicurezza. È impressionante vederlo così meticoloso. Metodico, vabbè, fa lo stesso. Certo, avresti dovuto chiedermelo ieri sera. Ha fischiato e il suo alfeli è eseguito senza discutere. Ho preferito pensare prima di agire. Colaia, Alicia, vorrei che nuotasse intorno all'isola. Fatemi sapere se trovate dei punti di accesso. Ok. Alicia annuito con la testa. Cosa dovremmo fare nel frattempo? Propongo di preparare il rituale. Dici seriamente? Sì, il famiglio di Kero è tornato durante la notte. Tutto quello che dobbiamo fare è raccogliere gli elementi mancanti. Dividerò Aspetto che tu mi fornisca la lista. i compiti. E Casey, vai a prendere dell'acqua dolce, delle bacche e un pesce. Nient'altro? Sì, Va bene. Leiftan ha dato l'elenco degli ingredienti mancanti agli altri. È una ricetta che si preannuncia complicata e ambiziosa. E come lo pesco il pesce a mani nude? Mi sono naturalmente avvicinata alla fontana per raccogliere dell'acqua, ma quando ho visto la statua che mi sovrastava e ciò che rappresentava, ho avuto un dubbio. E se fosse acqua di lete? No, mi sembra impossibile. Non ha la stessa consistenza, né lo stesso colore. Ho riempito un flacone d'acqua. Mi mancano ancora alcuni ingredienti. Ecco Leiftan, sta gettando per terra qualcosa simile al sale. Cosa stai facendo? Niente di speciale, mi limito a purificare l'ambiente circostante in modo che il nostro rituale si svolga nelle migliori condizioni. Certo, Prendi così tante precauzioni, è una cosa ammirevole. è normale, non voglio che ti succeda niente. E ci credo perché sei innamorato, quindi. Ho riempito un cestino con delle bacche. Mi mancano ancora alcuni ingredienti e manca il pesce. Andiamo in spiaggia. Non ci avevo pensato prima di arrivare qui, ma come faccio a prendere questo dannato pesce? È la prima cosa a cui ho pensato io, veramente. Oddio, pescare un pesce è più facile quando si dispone dell'attrezzatura necessaria. Ma va? Ma non è niente che possa aiutarti e dovrai usare le mani. Benissimo. Esegui correttamente questa serie di QTE per catturare il pesce più bello del Daria. Ma sì! Lancia! Oh my god! Aiuto! Ok, 1, 2, 3, 2. Poi, ah, ho sbagliato! Oddio, dov'è? Ce l'ho fatta, spero di sì perché mi si impallava il mouse. L'unica parte che ricorderò di questa pesca è la sensazione di vischiosità. Tuttavia, ero molto orgogliosa di aver avuto successo in quella missione. Ho tutto quello che mi serve, è il momento di tornare al campo per preparare il rituale. E allora andiamo subito. Eccoci qua. Sono arrivata al campo e ho dato tutti gli ingredienti a Leiftan. Gli altri sono rientrati rapidamente dalle loro rispettive missioni. Sono poi venuta a conoscenza di ciò che era successo a Tanmil. Cioè? Te lo giuro, Leiftan, ho creduto di perderlo. Oh no, stava per morire. Ci credo. Cos'è successo? Tainmil ha avuto un problema quando è andato dall'altra parte del precipizio. Che cosa gli è successo? L'ho visto colpire una barriera invisibile. È caduto in pieno volo, ma fortunatamente ha una costituzione eccellente e ha saputo evitare una brutta caduta. No, vabbè, un attimo, c'è una barriera invisibile. Eppure, il Drafariel che abbiamo incontrato è stato in grado di passare senza problemi. Non so come spiegarlo. Povera creatura! Fu in quel momento che Colaia ed Alicia tornarono dalla loro spedizione marittima e purtroppo non avevano buone notizie. Le pareti che circondavano la parte inaccessibile di quell'isola erano troppo ripide da scalare. E poi. Abbiamo anche cercato di andare in profondità,
Ci sono spesso delle grotte sotterranee, ma le correnti sono troppo forti per noi. Sì, e abbiamo affrontato una barriera magica molto potente. Abbiamo girato intorno all'isola, ma sembra circondare completamente quella parte. No, mio Dio, cosa c'è lì? È molto strano, ma concorda perfettamente con quello che ha vissuto Time Mill e anche con quello che mi ha detto che ero sulle bussole. In che senso? Le nostre bussole non funzionano. Gli aghi non riescono a trovare il nord. No, cioè il mistero si infittisce, ragazze, fantastico. In generale è indice di una perturbazione del campo magnetico o della presenza di una potente barriera magica. Insomma, se non possiamo andare dall'altra parte di quest'isola per via aerea o marittima, ci deve essere un modo per raggiungerla via terra. Sì, ma quale? Un passaggio segreto? Lo speravo tanto. Indubbiamente. Resta da vedere dove si trova. Occupiamoci del rituale di Casey. Potremmo avere qualche risposta. Leiftan mi invitò ad andare sul sentiero abbandonato, dove aveva gettato il sale qualche ora prima. Chiese agli altri di rimanere al campo in modo che le loro aure non interferissero con le nostre. Ero un po' preoccupata di restare da sola con lui. Nel mentre Valchion è comunque sparito, vabbè. Ah no, ecco, l'ho appena nominato. Valchion, Evelyn, volete venire con noi? Valchion ed Evelyn hanno annuito. Abbiamo raggiunto il sentiero abbandonato. Dopo aver preparato coscienziosamente la pozione, Leiftan me la portò e mi chiese di berla mentre seguiva una coreografia sofisticata. I suoi muscoli si allungarono fino all'estremo e una forte energia si liberò dai suoi movimenti. Non potevo fare a meno di guardarlo muoversi intorno a me, ammirando la sua sorprendente grazia. Ansiosa, chiusi gli occhi per darmi coraggio e portai alla bocca la tazza contenente la pozione che mi avrebbe permesso di sbloccare i miei ricordi. Riconobbi il sapore dei frutti di bosco che avevo raccolto in precedenza, ma anche quello del pesce che mi strappò una smorfia. Poi, un gusto molto più sorprendente ebbe la meglio sugli altri, quello della terra. Pulito e fastidioso, asciutto e ruvido. Stiamo bevendo terra? Riaprì gli occhi per rendermi conto che mi trovavo in fondo ad una voragine con pareti ripide ed alte, quando la più grande delle montagne. Cercai un modo per rialzarmi, per scappare. Le mie mani erano segnate da molti tentativi falliti di scalare quelle rocce. E guardandole, osservando con precisione uno dei tagli all'interno del mio palmo, capii. Non era un sogno, era un ricordo. Una voce mi chiamò attraverso l'oscurità, mi chiamò come per guidarmi attraverso quella gigantesca crepa in cui mi trovavo. Wow! Guidata dal mio istinto, mi fidai di quella voce e la seguì fino ad una porta gigantesca dalla forma mistica. Ok. Tiu fun hei hu, fai fu we dragon, Casey. È il grande drago dell'ultima volta! E questa lingua è la lingua dell'oracolo. Mi dispiace, non ti capisco. Wom ploi na valim hum jom. Jun jahe vajivul fon fezu halizifu. Va meglio adesso? No, peggio di prima. Ma scusa, come si ti capisco? Non ho capito una mazza io. Mi serve la traduzione dopo. Sì, ti capisco perfettamente. Perché sono qui? Chi sei? Oh, ecco, finalmente parla la nostra lingua, grazie. Mi chiamo Fafnir, sono il signore di questo luogo. Ti abbiamo convocato per passare delle prove. Delle prove? Per fare cosa? Per sapere se sei degna della nostra fiducia, sebbene tu sia la favorita della nostra guida, l'oracolo. Vogliamo assicurarci che tu sia la persona che ci aspettiamo. Mi stavate aspettando? Perché? Per salvare Eldaria. Sei pronta per entrare nel nostro mondo? Sì! Vai! Non ero sicura di essere pronta, ma non avevo fatto tutti quegli sforzi per niente. Dovevo superare quelle prove, tuffarmi nell'ignoto. Sono pronta, per quanto possa esserlo.
Bene. Fafnir mi tese dolcemente la zampa e mi invitò a seguirlo. Lo vidi appoggiarsi ad uno degli ornamenti della porta, poi pronunciò una frase di cui non capì il significato. Le porte si aprirono davanti a noi, rivelando una luce accecante. Dopo di voi, eletta dell'oracolo. Vado? Andiamo? Ma sì. La stanza in cui arrivammo era così grande da non riuscire a vedere le pareti intorno a noi. Un grande mosaico raffigurante dei draghi era posto sul pavimento in un cerchio perfetto. Mi ritrovai ad ammirare quell'immensa opera, quei molteplici ed onirici colori. Quei dettagli così perfetti e precisi che davano una dimensione estremamente realistica alla scena che stava prendendo forma sotto i miei occhi. Rappresentava quella che credevo fosse la vita quotidiana dei draghi quando vivevano su quest'isola. Migliaia di anni fa, Fafnir confermò la mia teoria. È la nostra sfera dei ricordi. Ci racconta il nostro passato, la nostra storia. Contrariamente a quanto si dice, noi non abbiamo mai abbandonato quest'isola dal tempo in cui vivevamo tra gli umani. Il mio popolo vi è sempre stato molto legato ed è per questo che le anime dei draghi non incarnati hanno trovato rifugio qui. Anche per te è stato così. Ho scelto di rimanere qui per guidare le anime perdute dei miei compagni, dei possibili sopravvissuti e di tutti coloro che sarebbero stati favoriti dall'oracolo, come lo sei tu oggi. Ho capito. Ora è il momento di passare la tua prima prova. Le Cosa mi devo aspettare? prove dipendono da chi le affronta. Può trattarsi di rivivere i ricordi, soddisfare i tuoi desideri o tornare alle scelte che hai fatto. L'ultimo test sarà un po' diverso. Come farai a sapere se le avrò superate? Lo sapremo. Vabbè, dai, la prima. Probabilmente ha le sue ragioni per non dirmi altro. Con un movimento delle ali, Fafnir mi indicò una porta nascosta nell'oscurità, una porta di luce che attraversai con una fitta allo stomaco. Wow, Arrivai in un posto che conoscevo bene, mi sto accecando. Wow, sembrava la foresta d'El. Devo assolutamente capire lo scopo di questa prova. Ah, benissimo. Allora, Silva. Silve. OMG. Provo qua. Dai. Sentiero illusorio. Inizierò a girare così a caso e passeranno degli anni perché. Dove sono finita? Ma io dico, mettere dei nomi, no? Sentiero illusorio. No, sono tornata indietro. Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di una mappa più che altro. Comunque. Ogni tanto vedo degli alberi sporchi di sangue, perché? Cioè, guardate qui. Tipo, c'è una mano anche qui. Ma scusate, ma io faccio avanti e indietro, sempre dallo stesso posto. Sono rimasta tipo bloccata. Ho paura di riconoscere questi luoghi. Beh, questa versione è molto particolare della foresta. E oh! È il luogo che Ivo ne aveva corrotto, ecco, ok. È un incubo che si ripete. Devo trovare un modo per uscire da qui. Ho l'impressione che non riuscirò mai ad uscire da questa foresta. Viale funesto. Oddio, ma che cos'è? Ma è sangue? Tomba dell'albero piegato. Oh, quindi è Ivoni? Tipo questa? Quando sono arrivata vicino all'albero di Ivoni, ho capito che il mio incubo non si sarebbe interrotto così presto.
Non mi sentivo bene, avevo una fitta allo stomaco. Avevo la sensazione che stesse per succedere qualcosa di orribile. Ma cosa? Che c'è scritto qui? Vabbè. Oh, Casey, è passato un sacco di tempo. Mi sono data un pizzicotto per cercare di uscire da questo sogno infernale, ma il mio corpo rifiutava di obbedirmi. Casey, che cos'è successo? L'albero ha cominciato ad appassire sotto i miei occhi e delle piccole fiamme hanno cominciato ad avvolgere il corpo di Ivony. Ivony, ascoltami! Scusarsi, restare in silenzio... No, non ho potuto fare nulla. La prima... Scusarmi con Ivony. Mi dispiace, Ivony. Mi dispiace tanto. Volevo salvarti. Ma come? Casey... Non ho saputo cosa fare, cosa dire affinché non ti uccidessero. La mia morte era inevitabile, sai. Non devi scusarti, non ne sei responsabile. Continua a ripetermi che avremmo potuto trovare una soluzione. Il tempo a disposizione è scaduto, ma non preoccuparti. Sono felice adesso. Addio, Casey. Ivony! La silhouette di Ivony scomparve davanti a me, come trasportata dal soffio delicato del vento. Sentii un peso abbandonare il mio cuore, il senso di colpa. Mi sono sempre sentita un po' responsabile della sua morte e soprattutto colpevole di non essere riuscita a salvarla. Probabilmente avevo bisogno che lei lo sapesse. Ho versato una lacrima pensando ad Ivony e a cosa sarebbe potuta essere se non fosse morta. Poi un lampo di luce mi ha accecata di nuovo e mi sono ritrovata nella stessa stanza di prima. Questa prima prova è stata molto istruttiva. Ti aspetta la prossima prova. Aspetta un attimo. Non ho nemmeno il tempo di riprendermi che devo affrontare subito una nuova sfida. Si è aperta un'altra porta, nello stesso posto della precedente. Fafnir mi invita ad attraversarla. Non so se oltrepassarla. Esito, il mio cervello continua a dirmi che non sono pronta ad affrontare il resto, ma il mio cuore vuole conoscere la verità e superare queste prove. Dai Casey, forza e coraggio. E ok, io mi fermo qui per il momento dopo aver affrontato questa prima prova che è stata wow, molto wow. E chissà cosa ci riserveranno le altre prove. E forse questo sarà il capitolo decisivo in cui scopriremo finalmente la nostra vera origine, chi siamo davvero noi, e non vedo l'ora. Questo episodio a me è piaciuto tantissimo, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti. Se è piaciuto anche a voi vi ricordo di lasciarmi un like per sostenere il canale. Se non siete iscritti vi invito a farlo così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!